Il cuore è un organo muscolare cavo e costituisce il motore centrale dell'apparato circolatorio, in quanto rifornisce di sangue tutti gli organi, i tessuti e le cellule. Il cuore segue il suo ciclo cardiaco, caratterizzato dal susseguirsi di due periodi, detti sistole e diastole. Atri e ventricoli alternano fasi di rilassamento, durante le quali si riempiono di sangue, e fasi di contrazione, nelle quali si svuotano e spingono il sangue nelle arterie. Per vedere come funziona nel dettaglio il ciclo cardiaco, cliccate sul video qua sopra. Il miocardio, involucro muscolare del cuore, è costituito da una parte dedicata alla sola generazione e conduzione degli impulsi elettrici ed è detta miocardio specifico. Per poter coordinare le varie fasi del ciclo cardiaco è necessario che ci sia un sistema di conduzione degli impulsi elettrici del cuore. In questo modo tutte le cellule situate negli atri e nei ventricoli possono contrarsi ritmicamente, dando origine a quello che si chiama ritmo cardiaco. Come avviene il viaggio dell'impulso elettrico all'interno del muscolo cardiaco? Prima fase. Il nodo senoatriale viene definito come il pacemaker naturale del cuore ed è situato nella parte superiore laterale dell'atrio destro, subito sotto lo sbocco della vena cava superiore. È dal nodo senoatriale che origina l'impulso elettrico. Seconda fase. Le fibre del nodo senoatriale sono in contatto con quelle atriali circostanti, in modo da trasmettere l'impulso ai due atri che si contraggono simultaneamente. Viene detto fascio di Bachmann, quello che conduce l'impulso elettrico all'atrio sinistro. Terza fase. Attraverso le vie internodali, fasci di fibre, l'impulso elettrico viene trasmesso dal nodo senoatriale al nodo atrioventricolare. Quarta fase. Il nodo atrioventricolare ha la funzione di rallentare la frequenza del nodo senoatriale e quindi fa sì che la contrazione dei ventricoli avvenga qualche frazione dopo quella degli atri. Senza questo ritardo, i ventricoli non farebbero in tempo a riempirsi completamente di sangue. Ricordiamo che il nodo atrioventricolare permette la conduzione dell'impulso in una sola direzione, impedendo che ritorni indietro dai ventricoli agli atri. Quinta fase. Successivamente l'impulso si diffonde attraverso il fascio di His, che ha origine dal nodo atrioventricolare e arriva alla parte membranosa del setto interventricolare. Qui, a livello della parte muscolare, si divide in due branche, branca destra e branca sinistra. L'impulso elettrico viaggia rapidamente lungo queste fibre, causando la contrazione dei ventricoli, sistole, con conseguente spinta del sangue nelle arterie. Sesta fase. I fasci di His, dopo aver percorso il setto interventricolare, si riuniscono nelle fibre di Purkinje. Penetrano nel miocardio ventricolare attraverso i muscoli papillari e la parete laterale dei ventricoli. Ecco una rappresentazione animata e un riepilogo della trasmissione dell'impulso.
Abbiamo quindi capito che il cuore è autonomo, ossia in grado di generare autonomamente gli impulsi elettrici che permettono il battito cardiaco. Questo non significa che sul cuore non ci sia un controllo nervoso. Ad esempio, il sistema nervoso simpatico aumenta la velocità di trasmissione dell'impulso del nodo seno-atriale e atrio-ventricolare, mentre il sistema nervoso parasimpatico lo può rallentare attraverso il nervo vago. Cuore e cervello sono quindi in stretto legame tra di loro.